Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo sempre della prevenzione infortuni, ma prendiamo spunto dal convegno recente dell'Istituto Edile CPTO di Bologna, che ha analizzato la situazione degli infortuni in Italia e in regione e come fare per prevenirli, in particolare ovviamente per quanto riguarda l'edilizia. Tra l'altro c'è stata anche la premiazione del concorso per giovani videomaker che hanno prodotto dei brevissimi spot proprio per invitare la popolazione, i lavoratori, a fare più attenzione alla sicurezza sul lavoro. In questa puntata vi presenteremo i tre migliori spot. Birrozza? Io non me la bevo. Stasera voglio tornare a casa intero. Dai, forza, andiamo a lavorare. Come vanno nel mondo gli infortuni sul lavoro? L'Organizzazione Mondiale del Lavoro, che è l'ente ONU ha detto a questo tema, ha scelto il 28 aprile come giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. L'Organizzazione Mondiale del Lavoro stima che ogni anno nel mondo le cattive condizioni di lavoro causino in forma diretta la morte di più di 2 milioni di persone. Segnalano anche che oggi esiste uno scarto troppo grande tra la prevenzione possibile, che sarebbe realizzabile con le attuali molto grandi conoscenze scientifiche e tecniche, e la situazione reale nei luoghi di lavoro. Come è andata nel 2010 secondo i dati anticipati dall'INAIL? Gli incidenti denunciati in tutti i settori all'INAIL nel 2010 sono stati 775.000, 15.000 in meno rispetto all'anno precedente, l'1,9%. In Italia nel 2010 i morti sul lavoro in tutti i settori sono stati 980. Si è scesi per la prima volta sotto le 1.000 unità, con un calo del 7% rispetto al 2009. Positivamente gli infortuni mortali sono calati di più del complesso degli infortuni. Nel settore delle costruzioni, che è quello che ci riguarda direttamente, nel 2010 gli infortuni sono calati maggiormente, cioè del 7,3%. Per quanto riguarda i casi mortali, sempre nelle costruzioni, c'è stato un calo del 10%. Il numero dei decessi è sceso quindi dai 221 del 2008 ai 205 nel 2010. Bene, dopo aver visto alcuni dati, ascoltiamo l'AS di Bologna che ci presenta e commenta alcune foto molto importanti dell'archivio dell'ASL su infortuni mortali accaduti negli ultimi anni. Questa è una caduta da un ponteggio. Questo è un lavoratore che pare si arrampicasse su per il ponteggio dall'esterno per accelerare il percorso, per accorciare il percorso, e stava portando su anche un tubo, almeno così questa è la descrizione che è stata fatta da una ricostruzione a posteriori, perché non ci sono state delle testimonianze. Anche questo è un altro evento che si commenta da solo. La fotografia è stata fatta anche ancora con il lavoratore che esamina sul pavimento. C'erano alcuni lavori da svolgere sul tetto. Mentre si spostava da un posto all'altro di questo tetto, stava lavorando da solo, e quindi anche in questo caso non ci sono testimoni diretti, e quindi è stata una ricostruzione
vista posteriore è precipitato dentro questo lucernario. Questo è un infortunio che è capitato dentro una fognatura perché non era stato adeguatamente armato quel materiale che si vede in fondo, che è un materiale di riempimento della fognatura stessa. Era stato armato con quelle piccole tavole che si vedono in fondo. La spinta ha determinato poi il rovesciamento del manufatto che si vede appoggiato sul divaricatore della fognatura, non so se si chiami così. In ogni caso il lavoratore era lì in mezzo e quindi è stato travolto e schiacciato. Sono Raffaella e lavoro come geometra. Sono mamma di una bimba di 4 anni. Penso che una donna non debba scegliere tra lavoro e famiglia. Io scelgo di proteggermi e scelgo per me e per chi amo ogni giorno la sicurezza. Mi chiamo Lorenzo, ho 28 anni, muratore. Ho tante passioni nella mia vita, come la moto, la musica, e non posso permettermi di farmi male sul posto di lavoro. Ogni giorno devo proteggermi perché basta un attimo e questo è un dovere. Pretendi ogni giorno la tua sicurezza sul posto di lavoro. Ora vi mostriamo un'intervista col caporedattore di un quotidiano bolognese che ha ricevuto un premio per essere stato il quotidiano che ha maggiormente informato l'opinione pubblica sugli infortuni sul lavoro in edilizia, e poi alcuni brani degli interventi dei ragazzi che hanno vinto il primo premio del concorso per videomaker. Ultimamente, soprattutto dopo il caso Thyssen, l'attenzione della stampa sul tema della sicurezza sul lavoro è aumentata. Certo, non si fa mai abbastanza, noi cerchiamo di farlo, mossi non solo da interessi giornalistici, ma anche da un po' di sana passione civile che ci hanno insegnato nel fare questo lavoro. La stampa racconta e denuncia, poche volte riesce a cambiare le cose, gli infortuni sul lavoro si possono evitare, questo probabilmente lo dovete fare più voi che noi, questo è il vostro compito. Guardavo le foto di Albertini che ha mostrato qualche ora fa, io me ne ricordavo tutte, quasi tutte, mi ricordo anche i nomi delle persone che sono morte perché mi occupo, ci occupiamo come giornale da tanti anni di queste vicende. Me ne ricordo anche delle altre, mi ricordo di Reof Islami che era un ragazzo di 20 anni soffocato mentre scavava una fogna. Speriamo che questo premio per la stampa finisca, insomma, e che non si debbano più raccontare queste cose. Grazie. Preciso, che abbiamo cercato di potenziarlo utilizzando dei messaggi subliminali, e crediamo che, almeno io credo personalmente, che la sicurezza non solo nel cantiere ma in tutti i luoghi di lavoro non derivi dalle normative in materia, ma derivi principalmente da ognuno di noi e dal nostro buon senso. Abbiamo accompagnato al video una musica molto inquietante che è Reati Multiverdi, e è in sincro con il video per dare un impatto ancora maggiore e avere un messaggio ancora più incisivo. Certo, al convegno si è parlato della formazione delle squadre di lavoro, ma vi assicuro che non si intendeva questo. Il convegno è stato concluso a nome dei tre sindacati edili da Emilio Correale, segretario nazionale della FENEAL UIL. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
La sicurezza è un valore fondamentale per chi lavora nel nostro settore ed è un valore che va diffuso con ogni mezzo. Oggi il convegno ha suggerito alcune modalità che sono estremamente interessanti, come coinvolgendo anche i giovani che sono il futuro del nostro paese. Questo coinvolgimento deve arrivare alle parti che sostanzialmente realizzano il lavoro edile, ai lavoratori e alle imprese, perché non ci sia più una disattenzione nell'applicazione della normativa sulla sicurezza.